Esattamente 55 anni fa, il 16 ottobre 1966, avevo 10 anni, una domenica mattina arrivò la telefonata che nessuno vorrebbe mai ricevere, tantomeno un bambino di 10 anni che festoso aspettava suo padre al rientro da un faticosissimo weekend lavorativo ad Ancona. Luciano Gregoretti ha avuto un incidente stradale tra Modena e Reggio Emilia. Luciano Gregoretti è morto. Ricordo ancora adesso le immagini di mia madre, 32enne, che affacciata alla finestra gridava Luciano. Piangeva, non gridava, perché Luciano, Luciano, io non capivo perché non mi dissero subito che era volato via, mi dissero che era ferito e poi poco a poco mi dissero che era morto. Sono passati 55 anni, 55, ne avevo 10, ne ho 65, non ho passato un giorno senza versare lacrime per mio padre. Eppure ho fatto tante cose nella vita, ho fatto 3 figli. Quando guardo i miei figli, penso alla loro fortuna di avere un padre vivo. Si vive malissimo senza padre. E penso anche alla mia paura che potrebbe succedere qualche cosa a me e loro sarebbero senza papà. È terribile stare senza papà, al di là delle minchiate che va di moda a dire nel pensierone unicone del politicamente corretto. Senza padre si sta di merda. Io ho versato tante lacrime, tutti i santi giorni per 55 anni ho versato lacrime, non è passato giorno. Per il grande dolore, per questa cosa dentro che si è interrotta improvvisamente, il trauma, ma anche molto per la grandezza di quest'uomo, perché la morte di mio padre ha rappresentato anche la perdita di un uomo gigantesco, di uno psichiatra gigantesco. Sarebbe stato sicuramente il più grande psichiatra italiano. Allora io vorrei dedicargli. E scusate se vi annoio, ma è istruttivo. Un breve necrologio che a corredo di questa voluminosa raccolta di suoi scritti e di sue ricerche, tuttora attualissimo, fu il primo a fare una ricerca sull'LSD, sull'alcolismo nelle donne, sulla depressione femminile, sulla funzione dei farmaci. Un breve necrologio introduttivo scritto dall'allora guru della psichiatria, professor Cornelio Fazio, che era anche il suo mentore, e che poi è anche il papà di Ferruccio Fazio, che è stato ministro della sanità in un recente governo. Cornelio Fazio, in queste 2 paginette, io non ve le leggo tutte, scriveva questo. A soli 38 anni, all'inizio di una carriera direttiva piena di promettenti sviluppi e nel periodo in cui l'entusiasmo giovanile, unito a una crescente maturità di intelletto e di sentimenti, è pronto a fornire i suoi frutti migliori nel lavoro e nella vita, Luciano Gregoretti ci ha improvvisamente lasciati. Lo sgomento e il dolore per la sua scomparsa rendono ancora più vividi e netti i tratti caratteristici della sua personalità vivace e intelligente, la sua aperta, umana e comprensiva socievolezza, la sua bonaria ironia, la sua istintiva e immediata generosità, il suo vivo e acuto interesse ai problemi della psichiatria nascevano da una inesauribile e grande dote di calore umano e di ricchezza affettiva. I suoi pazienti lo amavano.
Nato e vissuto in ambienti di nobili, solide, eccetera, eccetera, va bene, tradizioni familiari e culturali, dopo aver superato i primi anni di medicina presso l'Università di Napoli, volle frequentare ancora da studente la clinica delle malattie nervose mentali dell'Università di Genova, dove sono nato io, diretta dal professor Lionello Delisi, per approfondire i suoi prediletti interessi scientifici, la istopatologia del sistema nervoso, che robe complicate, ma me le ha trasmesse tutte mio padre. Laureato in medicina dell'Università di Genova nel 1952, quando era giovane, era del 28, specialista in neuropsichiatria presso la clinica delle malattie nervose e mentali di Genova nel 55, quando poi conobbe mia madre, perché curava il padre di mia madre, mio nonno Rudi, assistente volontario e poi straordinario nello stesso istituto, libero docente in psichiatria nel 1959, cioè a 28 anni lui era già libero docente in psichiatria. Questa in brevissima sintesi le tappe della sua vita accademica arricchita da un soggiorno presso la clinica psichiatrica universitaria di Ginevra, professor Morel, per completare le sue ricerche di istopatologia del cervello senile e arteriosclerotico. E poi cominciò a lavorare nell'ambito ospedaliero. Primario ad Ancona, giovanissimo, dove è nata mia sorella, poi primario a Napoli, primario a Genova e infine a Chieri, vicino a Torino, dove il reparto di psichiatria ancora porta il suo nome dopo tanti anni. C'è un pezzetto finale di questo ricordo di Cornelio Fazio, che non vi leggo tutto, ma che veramente delinea benissimo chi fosse mio padre. Ma le sue doti di psichiatra e di medico appaiono ancora più evidenti e inscindibili, fuse alla sua umanità e al suo caldo cuore. Se consideriamo l'altro aspetto fondamentale del suo animo, una profonda, immensa dedizione alla sua famiglia, a sua moglie, mia madre, e ai suoi bambini, io e le mie due sorelle più piccole, amatissimi. L'altissima e nobile carica affettiva con cui egli pervase sempre tutta la sua vita, esemplare di padre, padre con la P maiuscola, e di marito. E proprio nell'adempimento delle due fondamentali missioni dell'uomo, la famiglia e il lavoro, egli è perito. Si è chiusa così drammaticamente l'esistenza di un uomo con la U maiuscola, lo scrive Cornelio Fazio, generoso, nobile e semplice, che tanto aveva dato alla famiglia, agli amici e alla psichiatria. Ed è perciò che il dolore e il vuoto lasciati sono per tutti noi, che lo conoscemmo e gli volemmo tanto bene, infiniti. Queste erano le parole sincere del professor Fazio. Io ogni tanto mi leggo questo ricordo e è come se fosse ogni volta la prima volta che lo leggo. Perché è vero. È vero, io ricordo il rapporto di mio padre con i suoi pazienti. Mio padre è stato l'artefice primo forse della riforma della psichiatria. Era un medico, proprio un medico, che combatté contro l'organicismo sfrenato, contro la lobotomia, contro l'elettroshock. Combatté per l'umanizzazione, cominciò a combattere per la rivisitazione del concetto di OP, di ospedale psichiatrico. Bisognava tirare giù certi muri che poi
altri tanti, tanti anni dopo hanno tirato giù. Questi sono i motivi per cui io piango un padre e piango un uomo grandioso.